Sì, allora intanto iniziamo. Buon pomeriggio a tutti. Noi l'arduo compito del post pranzo per aprire questa sessione parallela in tema di claims ambientali e greenwashing, un tema di attualità, come lo ha definito questa mattina il presidente Savo Mudio, un tema caldo, anche perché abbiamo una legislazione che, come vedremo, è in itinere. Tanto che quando abbiamo come comitato direttivo dell'associazione iniziato a delineare il programma di questo convegno, abbiamo pensato di dedicare proprio un'intera sessione di approfondimento al tema del greenwashing per cercare un po' di analizzare tutte le sfaccettature di questo fenomeno e le possibili conseguenze. Da un lato, cercando di fare un po' il punto sulla situazione attuale, soprattutto in tema di enforcement, non solo la nostra autorità garante, ma anche l'istituto di autodisciplina. Ci sarà anche una relazione che tocca dei profili di natura comparatistica. Faremo poi sostanzialmente un excursus della normativa, dello stratificarsi delle varie indicazioni di soft law, che anche quelle si sono succedute nel corso del tempo, per poi arrivare a delineare, perché no, quelli che possono essere i possibili profili futuri, dato che ormai ci siamo, questo è praticamente certo, di fronte ad una futura codificazione del fenomeno del greenwashing. Quindi proviamo, grazie agli illustri relatori di oggi, a ipotizzare anche quelli che possono essere gli scenari e gli impatti nel momento in cui si passerà alla codificazione. Da parte mia, come Presidente, anche perché siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, cercherò di essere brevissima, di lasciare quindi la parola subito, ai relatori. Vorrei fare solo qualche considerazione, veramente flash, iniziale, giusto per dare un po' poi avvio alla discussione, partendo da una questione un po' fattuale, se vogliamo, che effettivamente è fatto noto, possiamo ormai dire, cioè il fatto che le comunicazioni sostenibili, quindi i green claim, ormai sono un'imprescindibile leva concorrenziale per le imprese, tanto che le comunicazioni sostenibili riescono sostanzialmente ad orientare le scelte dei consumatori e a differenziare l'offerta dei prodotti o dei servizi dell'impresa che comunica rispetto ai concorrenti. La particolarità determinata dalle comunicazioni green è che, a differenza di quello che accade solitamente nel binomio del rapporto che conosciamo professionista-consumatore, in ambito di comunicazione green in realtà il rapporto, se vogliamo, è un po' più spostato. Non è un rapporto totalmente di forza dell'impresa, dove abbiamo il consumatore che è sostanzialmente il soggetto passivo delle scelte comunicazionali e commerciali dell'impresa. Questo anche in considerazione di quello che è un po' il contenuto e lo scopo del Green Deal, che vede il consumatore invece come soggetto effettivamente attivo per quello che è, diciamo, le prospettazioni e l'auspicio della sostenibilità. Quindi sostanzialmente quella che è la scelta del consumatore si eleva quasi a principio di regolazione del mercato, perché l'elemento decisivo è sostanzialmente la conoscenza da parte del consumatore, la cultura del consumatore, che lo porta a preferire imprese che si allineano rispetto a quelli che sono i principi di sostenibilità e al contempo invece sfavorire coloro che non lo sono. E l'ago della bilancia può variare di molto. Da questo punto di vista mi ha colpito
uno studio molto interessante condotto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di rilevazioni statistiche che hanno proprio interrogato i consumatori su base rilevazioni Ipsos e anche IG Media, dove sostanzialmente le risposte del consumatore italiano per circa il 70% è quella di affermare che è disposto a pagare di più a fronte dell'acquisto di prodotti o di servizi che derivano che quindi vengono offerti da imprese che rispettano politiche ambientali serie e rigorose. Sempre queste rilevazioni statistiche hanno poi condotto un'indagine abbastanza a tappeto, prendendo a riferimento quelli che sono i principali trend topic nell'ambito della comunicazione di marca pubblicizzata attraverso la rete internet, ed è risultato che effettivamente le marche che hanno affrontato temi di sostenibilità ambientale sono cresciute addirittura del 33% rispetto all'anno precedente, e quindi questo chiaramente è il motivo della diffusione dei claim di sostenibilità, ed è anche il motivo per cui, facendo un po' un parallelo con l'ambito antitrust, effettivamente la comunicazione sostenibile è una leva di marketing e una leva concorrenziale assai importante. L'altra faccia della medaglia cos'è? È il greenwashing, quindi la comunicazione ambientale sì, ma utilizzata con modalità distorte o comunque ingannevole, che ha delle ricadute importanti a livello finanziario, le vedremo oggi, ma non solo lato sanzionatorio, ma anche lato perdita di immagine della società, perdita di fiducia dei consumatori e quindi potenzialmente anche, perché no, di quote di mercato per le imprese. Sempre parlando di questi studi statistici e considerato quanto effettivamente anche la comunicazione green ingannevole possa influire negativamente sull'impresa, notiamo che quasi il 50% degli italiani ha risposto che è disposto totalmente a cambiare marca e quindi ad abbandonare anche una marca di sua fiducia laddove emerga che effettivamente sia stata attuata una comunicazione ingannevole e quindi non conforme a quelli che sono i canoni della sostenibilità che invece veniva affermata, il che può portare ad un altro fenomeno, anche questo verrà trattato oggi, che è quello del greenwashing, e quindi sostanzialmente l'impresa che resta silente, cioè scientemente decide di non comunicare nulla in tema di sostenibilità nonostante attui delle politiche di sostenibilità, questo per evitare di incorrere in sanzioni oppure per evitare proprio questo fenomeno di perdita di affidabilità e perdita dell'immagine, quindi con ovviamente sviamento anche della clientela a favore dei propri concorrenti. Io ho terminato, lascio a questo punto la parola a Guido Belitti che farà un'introduzione e poi introdurrà i nostri relatori di oggi. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.